Anche la 13ª giornata di Serie D, girone I, sarà caratterizzata dalle mancate gare perché ben 4 saltano per effetto del Covid che interessa alcune formazioni. Salteranno infatti FC Messina Licata, Dattilo Cittanovese, Roccella Rotonda e San Luca Biancavilla. La scorsa settimana questo fenomeno ha interessato anche la Gelbison che ha dovuto rinunciare alla trasferta sul campo del Rotonda. Invece il Santa Maria, che aveva saltato la gara con il Rende, poi l'ha recuperata a metà settimana, rimediando una sconfitta in attesa. Per tornare alla Gelbison, la formazione rossoblu affronterà un'altra trasferta. Sarà impegnata sul campo del Castrovillari, che è ritornato in campo dopo quasi un mese e lo ha fatto in modo vincendo nel recupero di mercoledì con il Troina. Per questa gara, invece, il tecnico dei rossoblu Vallesi, Ferrazzoli, potrà contare anche sulla presenza dei nuovi arrivati, vale a dire Gianluca Esposito e Francesco Bruno. Formazione al completo. Mentre lamenta qualche assenza di troppo, Gianluca Esposito, trainer dei giallorossi del Santa Maria, che domani al Carrano ospiterà il Marina di Ragusa. Una giornata che dovrebbe coincidere con il ritorno al successo della formazione giallorossa, che spera di rimanere sempre nella parte alta della classifica.